saluto, saluto. Presente il fatto. Sì. Poi noi ce ne andiamo in platea, tutti. Lasciamo ai tecnici. Allora, buongiorno, vedete il mio nome, Oliviero Olivieri, sono presidente del parco di recente, 22 luglio, sono stato 6 mesi commissario straordinario e devo dire che sino ad oggi è un'esperienza bella, interessante, ma all'inizio un po' caotica. Ora io come presidente do il saluto al rappresentante della provincia, al sindaco, tra l'altro devo dire che nonostante i 18 sindaci del Parco dei Sibillini mi impegnino molto, con Pala c'è un bel rapporto costruttivo di dialettica per guardare avanti e non demagogia politica come purtroppo alcuni sindaci stanno facendo. Ma a parte questo, io ringrazio la cooperativa, ringrazio tutti voi presenti, soprattutto i relatori. Devo raccogliere quello che Pala ha detto, dice qui abbiamo due parti, la dottoressa De Paolis, che saluto con stima. Non ci conosciamo, però i miei funzionari, il mio direttore, i miei funzionari mi hanno parlato della dottoressa come concreta, anche lei è costruttiva. Quindi non ci possiamo più permettere il lusso di non dialogare, anzi a me è arrivata più di una volta la voce che questi due parchi potrebbero e a mio avviso dovrebbero diventare un unico parco. Quindi da parte mia ci sarà tutta la totale disponibilità. Ecco, l'unico problema è trovare il tempo, perché sino ad oggi io sto correndo per le emergenze. Da quando sono entrato ho trovato solo emergenze. E questo è un pochino, non va bene, perché non si riesce a lavorare. E non solo, attraversiamo un momento molto difficile dal punto di vista del paese, dal punto di vista economico. Quindi quando, ecco, io lo dico qui anche se è una platea molto tecnica, avrei voluto anche diciamo persone dei due parchi, questo è un momento molto difficile e sono finiti i tempi in cui venivano soldi a pioggia e quindi si potevano investire. Oggi si fa tutto a progetto, l'Europa è soprattutto, infatti prima sentivo la dottoressa De Paolis che diceva per una criticità del parco, guardate che noi siamo sorvegliati speciali, quindi oggi dobbiamo lavorare in sintonia nazionale, ma siamo cittadini europei, quindi purtroppo non si può dire il parco dice di no. Se è vero che il parco dice di no, è un no che ci viene dall'Europa. Quindi noi dobbiamo applicare e dobbiamo trovare quella chiave per risolvere i problemi. E non è vero che noi non siamo disponibili a risolvere. Ora io devo anche dire, la mia figura è una figura tra virgolette anche politica. Io non sono politico, anzi qui mi presento e io sono un docente universitario dell'Università di Perugia, sono laureato in medicina veterinaria, mi interesso di zootecnia e poiché il titolo biodiversità, i parchi devono conservare la biodiversità e debbono soprattutto oggi in questo momento di crisi valorizzare il territorio. Da parte mia, sia come presidente, ma soprattutto come tecnico, ci sarà un, mi auguro, un valido, spero, totale supporto per la valorizzazione del territorio
anche con quelle razze. Qualcuno di voi prima mi diceva, ma la sopravvissana, i miei primi lavori a Perugia vertevano sulla sopravvissana. Tra l'altro la mia famiglia, se ci fosse qualche allevatore di pecore, lo potrebbe confermare, Olivieri è un cognome che nelle Marche, nella zona di Fiuminata, era un allevatore di sopravvissane. Mio nonno era un allevatore di sopravvissane. Poi abbiamo visto l'evoluzione dopo la guerra, la lana non aveva più un senso, sono arrivate altre razze con la produzione di un buon formaggio pecorino, questa volta che si mangia con meno gradi si mangia il simile, e quindi da parte mia ci sarà una totale disponibilità. Io fra pochi secondi mi metterò lì e mi toglierò la giacca di presidente e metterò quella di ascoltatore e anche di tecnico stimolatore che può portare un qualcosa di un chiarimento, un dubbio, una... Quindi io qui mi fermo e do la parola al presidente dell'associazione, con il quale 25 anni fa andavamo con i nostri figliolini e quindi a mangiare, in virtù di questo vogliamo i nipoti a mangiare bene, al Castello dei Sorci, al Castello dei Sorci quando eravamo giovani. C'è, sì, aspettiamo, aspettiamo. Il saluto anche. Sì, sì.